Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi parliamo di Mavic Mini. Sì, non è proprio il vero Mavic Mini, è la versione tarocca del Mavic Mini, perché per colpa di DJI il vero Mavic Mini non è ancora nelle mie mani. Quindi questo è solo un video di sfogo, perché secondo me DJI non si è comportata benissimo per chi ha acquistato il drone direttamente dal loro sito. Adesso vi spiego bene tutti i vari passaggi fino ad arrivare ad oggi. Allora, il Mavic Mini è stato presentato il 30 di ottobre alle ore 14. Io ho acquistato il Mavic Mini alle 14:02. Ecco, vedete tutto il mio ordine con i vari orari. La cosa interessante è che oggi, che è il 14 di novembre, non ho ancora ricevuto il Mini Mavic. E questo perché? Perché DJI secondo me non si è comportata benissimo nel non specificare da dove sarebbe partito il drone che sarebbe poi arrivato nelle nostre case, perché l'11 di novembre, quando ha spedito i droni, perché sarebbero stati poi disponibili appunto da quella data, cosa ho scoperto? Ho scoperto che DJI ha spedito da Shenzhen, quindi dalla Cina. Quindi attualmente il drone è ancora in viaggio. Secondo me DJI avrebbe dovuto specificare che acquistando da loro il drone sarebbe partito dalla Cina e non dal loro magazzino europeo, cioè tipo Olanda, che sarebbe stata la cosa più logica. Loro invece cosa hanno fatto? Hanno spedito l'11 ma dalla Cina, e attualmente a oggi, guardate il drone dov'è, è ad Amsterdam. Cioè oggi loro hanno spedito l'11, oggi è il 14 e il drone attualmente è ad Amsterdam, quindi probabilmente non so se arriverà domani o addirittura lunedì. Quindi veramente secondo me un comportamento sbagliato da parte di DJI, che mi ha veramente deluso, perché secondo me avrebbe dovuto specificare al momento dell'ordine che la spedizione in Europa sarebbe stata dalla Cina e non dal loro magazzino europeo in Olanda. E questa cosa mi ha dato fastidio, soprattutto perché poi nei vari MediaWare e UniEuro era già disponibile dall'11 di novembre. Cioè secondo me l'errore di DJI è stato che, uno, non aver specificato da dove sarebbe partito l'ordine al momento in cui lo si andava a fare, e due, avresti dovuto, caro DJI, spedire con un po' più di anticipo, sapendo che il drone sarebbe arrivato una settimana dopo da quando avresti spedito l'ordine verso l'Europa. Secondo me qua DJI ha veramente toppato, ma veramente deluso, perché non è un comportamento da un'azienda di questo tipo, nel senso che comunque i soldi DJI se li ha accaparrati il 30 di ottobre, e oggi che è 14 di novembre io non ho ancora il Mavic Mini, quando invece se vado in una MediaWare il Mavic Mini c'è, o se vado all'UniEuro il Mavic Mini c'è. Quindi secondo me questo è un atteggiamento sbagliatissimo, perché c'è da dire anche che acquistando nel sito di DJI, DJI ci guadagna di più, perché comunque non ha un altro venditore di terze parti a cui viene venduto il drone, che poi viene rivenduto, quindi DJI ha meno guadagno. No, vendendo direttamente al privato al prezzo di listino, DJI ci guadagna sicuramente di più. Quindi in tutto questo, anziché agevolare chi ha acquistato direttamente dal sito, quindi ha portato più soldi di guadagno nelle casse di DJI, lo è andato a penalizzare. Quindi ragazzi, chi di voi magari stava aspettando le mie prove del Mavic Mini sul canale deve attendere ancora un attimo, perché come avete visto il drone è attualmente in Olanda. Spero che si stia divertendo in Olanda, ad Amsterdam, si diverta tantissimo il mio drone, arrivi qua bello carico di energia. E quindi per il momento ragazzi, il mio unico Mavic Mini è questo. E cosa dire ragazzi, aspettiamo. Questo è solo un video di sfogo, perché anche altri che mi hanno scritto nei miei vari contatti di avere lo stesso identico problema, perché ovviamente questo carico di DJI Mavic Mini che è partito da Shenzhen non riguarda solo ovviamente il mio drone, ma tanti droni che attualmente sono tutti andati ad Amsterdam e probabilmente arriveranno domani o lunedì. Quindi ragazzi, questo era solo un video di sfogo, lasciate almeno un grosso pollice su per consolarmi della mia disperazione di non avere ancora il Mavic Mini e di non averlo ancora potuto recensire, avervi detto le mie opinioni concrete di come si comporta, di cosa ne penso di questo Mini Mavic. Spero che arrivi presto, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test. Ciao!